Premessa delle premesse. Prima di parlare della Ferrari, oggi sotto la lente di ingrandimento per ovvi motivi, vi ricordo che vi sto commentando un venerdì di prove libere. Estrapolo i dati e vi dico la mia, con l'obiettivo di fare una previsione ponderata. Però, se la pole position domani la fa Sergeant, non è colpa mia né di nessuno. Semplicemente domani, post qualifiche, capiremo se e quanto i dati odierni siano stati veritieri. Detto questo, Ferrari è andata abbastanza forte, per non dire fortissimo, in prova libera 1, ma l'errore di Leclerc nei 60 minuti successivi non ci voleva. E in estrema sintesi, complica tutto. L'errore non è accettabile. Mi dispiace, ma quel cordolo è storicamente insidioso e i piloti lo sanno. Da Leclerc, pilota ormai di esperienza, certe cose non devono succedere, anche perché sei in prova libera. Detto questo, poi ci torniamo, la Red Bull RB20 inaspettatamente cambia completamente faccia. Possiamo definirla versione B? Io dico di sì. Sono d'accordo con Vanzini quando dice che guardando la macchina di Verstappen c'è da rimanere scioccati. Perché abbandonare i bazooka in stile Mercedes, e non solo Mercedes, in favore di una soluzione che di fatto sembra farti tornare indietro di circa 2 anni, è un qualcosa di inaspettato. È un atto di coraggio che si è reso necessario visto che gli altri competitors si stanno avvicinando e tu a quel punto sei costretto ad osare. Quindi coraggio da una parte e paura dall'altra. Vi ricordo che nel 2025 le monoposto saranno dirette discendenti di quelle attuali per poi i team concentrarsi sul 2026. Quindi il progetto 2024, in virtù di quello che succede fra 12 mesi, anzi molto meno, non lo puoi abbandonare. Tra l'altro sembra che Adrian Newey non fosse d'accordo su quelli che sono i cannoni oggi montati solamente sulla vettura di Perez. Ma di questo e altro, soprattutto della Ferrari, ne parliamo dopo in maniera più approfondita. Nel frattempo vi invito caldamente, e con caldamente intendo almeno quanto le temperature ungheresi, di provare l'offerta combinata tra Seili e NordVPN. In sintesi, se amate viaggiare e state per partire per l'estero e soprattutto avete bisogno di tanti gigabyte a disposizione, sottoscrivete un abbonamento con NordVPN perché vi regala fino a 20 GB gratuiti proprio con Seili. Cos'è Seili? È una sim virtuale compatibile con la maggior parte degli smartphone moderni. Quindi con NordVPN navigherete in maniera sicura e protetta tramite anche tutte le varie wifi molto poco sicure e pericolose che si trovano in giro per le città e per gli hotel. Potrete poi accedere a tutti quei cataloghi di servizi non disponibili in Italia o non disponibili dall'estero verso l'Italia, e con un unico account potrete collegarvi utilizzando fino a 10 dispositivi in contemporanea. Quindi link qui sotto nel link in descrizione, mi raccomando, è fondamentale, provatelo, fatemelo sapere. E poi, ora, come sempre, torniamo a noi. Tanto per cominciare, Ferrari non ha fatto prove comparative con i due piloti, entrambe avevano il fondo nuovo, con, in accoppiata, il pacchetto d'aggiornamento di Barcellona che funziona meglio nelle curve lente. È un buon segno questo? In teoria sì, perché vuol dire, se non fai prove comparative, che sei sicuro dei tuoi dati, e quindi delle simulazioni. Tra l'altro, la terza unità del nuovo fondo, che forse sarà poi riutilizzata da Leclerc, è arrivata in mattinata in extremis, della serie lotta contro il tempo. Carlos Sainz all'inizio delle prove libere 1 ha girato a velocità costante con i rastrelli montati a bordo della SF24 per controllare quelli che sono i flussi all'avantreno, con l'obiettivo di raccogliere dati come output di quello che hai visto girando a velocità costante. Che poi in Ungheria il saltellamento, quindi il bouncing, sia ridotto ai minimi termini è un dato di fatto, quindi per capire effettivamente quanto questo nuovo fondo funzioni bene, bisognerà aspettare i prossimi GP. In particolare in Belgio, a Spa, dove dovremmo vederlo in accoppiata, il nuovo fondo, con il pacchetto di Imola. Però vediamo se ci saranno novità. A proposito di novità, quelle principali si riscontrano da centrovettura fino alla zona dell'estrattore. Se poi guardiamo al resto della monoposto, è lecito aspettarsi una configurazione del cofano motore con tante feritoie per evacuare l'aria calda. Anzi, caldissima. Durante le prove libere 1 c'erano 35 gradi di temperatura asfalto e 60 d'ambiente. Poi nelle 2 circa 10-12 gradi in meno. Comunque sia un inferno, tanto che Ferrari
pare abbia utilizzato alcuni componenti 2023, quindi dell'anno scorso, per quanto riguarda l'impianto frenante. Obiettivo? Fare prove sperimentali. Su questo non ci sono poi tante informazioni supplementari, ma è chiaro che il tema dell'affidabilità torna in questo GP ad essere cruciale. Per quanto riguarda Red Bull, stranissimo notare che l'unica RB20 con i rastrelli montati a bordo fosse quella di Perez, nonostante il nuovo pacchetto ce l'avesse soltanto Verstappen, mentre il fondo era quello nuovo per entrambi. Ma ora veniamo alla nuova RB20, perché il cambio di filosofia è formale e sostanziale e nessuno se lo sarebbe aspettato. Ad inizio anno, se vi ricordate, si vociferava di una RB20 in versione W13 Side Zero, quindi con le pance ridotte al minimo. Però devo dire che anche così è qualcosa di clamoroso. La modifica operata dai tecnici Red Bull, e qui ovviamente ci si chiede se e quanto Adrian Newey sia stato coinvolto, va totalmente a ridisegnare il cofano motore e quindi tutta la parte aerodinamica che va da metà motoposto fino al retrotreno. Quindi sì, l'assenza dei bazooka e la riproposizione di un cofano motore sicuramente più lineare e spiovente, che ora fa somigliare la RB20 in qualche modo alla RB18, genera un comportamento che al retrotreno va studiato da zero e quindi fa sorgere tutta una serie di domande. Innanzitutto si vociferava che il nuovo concept adottato sulla RB20 di Max Verstappen potesse essere riproposto solo in determinati circuiti e che possa essere alternato alla RB20 guidata da Perez, quasi come a voler sottolineare che la nuova RB20, se così possiamo chiamarla, non sia di fatto una rivoluzione ingegneristica, quanto in realtà una versione B da mettere in pista in funzione dei vari layout che vedremo più avanti nel mondiale. Un po' come potrebbe fare Ferrari da qui in avanti, però, ripeto, su questo tema aspettiamo i commenti ufficiali. Del resto, in casa Red Bull si dice che il nuovo cofano motore nasca anche e soprattutto per migliorare il cooling della Power Unit giapponese. E in effetti dalle foto si notano sfoghi d'aria ben più ampi rispetto alla vecchia specifica. Qui vale lo stesso discorso fatto in precedenza con la SF24. Fa molto caldo, quindi massima apertura del cofano motore, esattamente come fanno anche altre team, per esempio Mercedes. Ma il vero punto di domanda è su chi abbia effettivamente partorito questo nuovo concept di Red Bull. Negli ultimi giorni si è detto che Adrian Newey, in fase di progettazione, non fosse particolarmente d'accordo con quelli che sono i bazooka, anche evidentemente per quello che poi riguarda tutta la parte di raffreddamento, di cooling. Red Bull, che poi di fatto è la macchina a più rischio affidabilità in questo momento. Già sappiamo che Max Verstappen subirà una penalità. E non posso escludere che Adrian Newey abbia deciso di abbandonare la sua ex squadra, nonostante sia ancora coinvolto, in quanto non più detentore di un ruolo principale nello sviluppo della nuova monoposto. A quei livelli ci può anche stare essere un po' permalosi. Non utilizzo un termine forse troppo corretto, ma è per rendere l'idea. Specie se in ballo c'è la firma della ennesima monoposto che può diventare doppiamente campione del mondo. Del resto, si sa, questa è una regola generale, chiunque sia bravo nel fare qualcosa ne vuole anche i meriti.